Ciao ragazzi, sono Master Wallace, con questa bellissima musica di sottofondo che tantissimi hanno apprezzato, vi ringrazio. Allora, siamo pronti? Sono carico, carico, carico. C'era una canzone di Vasco molti anni fa che diceva proprio così, sono carico, carico, carico. Allora, ragazzi, l'argomento di oggi è questo, già trattato, ma è sempre bene ribadire la verità per aprire le menti, per scacciare la stoltezza, eh? E aprire le porte alla saggezza. Allora, la multifrequenza, mamma mia, sapeste quanti mi chiedono sempre queste cose? Master, ma perché ce l'hai con la multifrequenza? Master, la multifrequenza funziona? Ci sono gli studi, ci sono degli esempi di gente con la multifrequenza che sono diventati, no? Ecco, sempre solite cose, sempre quelle sono. Allora, ribadiamo alcuni punti fermi, eh? Dunque, se voi ambite a diventare dei superuomini come col fisico, la multifrequenza è meglio che la lasciate perdere. Lasciatela al fitness, lasciatela a quelli che vogliono allenarsi, magri, con muscolatura tonica, stare bene, lasciatela loro, funziona benissimo. Ma se voi ambite veramente a diventare grossi, cioè se voi volete aumentare di peso, di massa muscolare, di misure, di forza, cioè, se voi volete diventare un superuomo, multifrequenza non fa per voi, perché non consente ai muscoli di recuperare, di allenarli con la giusta intensità e non crescono. È tutto qua. Ci vuole la monofrequenza. Allora, facciamo un esempio. C'è gente che, dunque, a parte che anche abbinare i gruppi muscolari ha la sua importanza, perché se li allenate male andrete comunque in sovrallenamento. Facciamo un esempio. Chiede multifrequenza 4 volte a settimana o anche 5 volte. Un gruppo muscolare, per esempio, come faccio un esempio, i tricipiti, sono allenati 2 volte a settimana. Ci siete fino a qui? Ok. Però 2 volte a settimana allenate anche i pettorali, e i pettorali, ogni volta che voi spingete in qualsiasi esercizio fate con manubri, bilancieri, spinte, lavorano anche i tricipiti, a volte anche con dei carichi importanti. Quindi cosa succede? Che i tricipiti voi li allenate praticamente in modo indiretto, ma importante, 2 volte a settimana con i pettorali, poi altre 2 volte li andate a colpire in modo singolo con la seduta per i tricipiti, praticamente li allenate 4 volte a settimana. Cioè, voi allenando un muscolo 4 volte a settimana pensate che possa crescere da natura senza farvi le bombe e bucarvi il sedere? State scherzando? Cioè, è tutta la logica che è sbagliata. È tutta la logica che è sbagliata. Vedete, quando voi allenate un muscolo veramente in modo profondo, esaustivo in una seduta, quel muscolo lì bisogna lasciarlo stare per almeno una settimana, a volte anche 10 giorni. Infatti l'MVS con il suo recupero, diciamo, di una settimana è un po' ai limiti del recupero naturale, però quantomeno c'è un certo margine, perché ripeto, a volte ci possono vedere anche 10 giorni, ma molti dicono, ma chi l'ha detto? In 2 o 3 giorni recuperi, ma quando mai io dopo 2 o 3 giorni vado ad allenarmi? Ma non c'è niente che tu ti vai a allenare, tu ci puoi andare anche tutti i giorni, ma l'organismo e il tessuto muscolare non ha recuperato. Allora, il tessuto muscolare a livello profondo, se fate veramente quello che dovete fare, le cellule staminali, la storia di GF1, cellule staminali, no? Nuove fibre che crescono sopra l'altra, eccetera, eccetera, è un processo che richiede anche da 10-14 giorni. E questo stavolta non lo dico io, ma lo dicono veramente gli studi. Ci vuole tempo, sono processi lenti quindi a livello profondo cellulare. Voi potete anche sentirvi bene, magari avete mangiato, avete riempito il muscolo, ma a quel livello di fibre non avete recuperato, non c'è recupero. Ma non solo quello, a livello di glicogeno, diciamo, anche lì non è facile recuperare. O mangiate veramente tanto, e comunque non potete dimagrire se mangiate tanto, ma se non mangiate a sufficienza, i muscoli non si ricaricano di glicogeno, quindi siete sempre svuotati. Ma non solo. A livello del sistema nervoso, ormonale, gli ganglioni surrenali, che anche lì c'è tutto un recupero, no? Di neurotrasmettitori, costruire le scorte di adrenalina, gli ormoni, gli androgeni che magari sono calati, bisogna fare recuperare il riposo. Come fate a recuperare? Semplicemente siete in sovrallenamento cronico, andrete, come tutti i culturisti più o meno naturali, e specie chi fa la multifrequenza, anche chi fa il fitness, ma chi fa il fitness, anche se è sovrallenato, cosa gliene frega, non deve ingrossarsi. Rimane più o meno tonico, sovrallenato, lui è contento. Cioè, quella gente è contenta così. Ma voi cosa volete? Diventare grossi in uno stato perenne di sovrallenamento cronico? Adesso,
veniamo al punto pratico. Molti dicono: Master, tu parli, ma alla fine nella realtà c'è tanta gente che con la multifrequenza è diventata grossa. La mia domanda è: dove sono? Cioè, io non so chi vedete voi. Allora, io parlo per quello che ho visto io in questi anni e quello che vedo. Io quando vedo gente che ha un certo tipo di fisico, dico un certo tipo di fisico, e mi dice che si allena in multifrequenza, io so che questo qui è un bombatone, è bombato. Magari non di quei bombatoni proprio, un dopatello, sapete quei dopatelli? Punto. Quando vedo uno che dice io uso la multifrequenza e lo guardo fisicamente, dico beh si vede, perché è natural e usa la multifrequenza e si vede che tipo di fisico ha. Cioè, naturalmente non tutti hanno l'occhio tecnico per capire questo. Io ce l'ho e so che questa è la realtà. Per cui quello che io vi dico, cioè, vedete la multifrequenza, se voi prendete dai tempi di Arno, di Campioni, ma anche tuttora, mettete i professionisti, i bombatoni, si allenano tutti in multifrequenza, ma neanche poco. Cioè, in genere si allenano 6 volte a settimana, anche 2 volte al giorno, vanno avanti così, a oltranza, perché tanto non sostengono tutti dai farmaci loro, non hanno problemi. Ma se volete imitare loro, e lo facevo anch'io quando ero ragazzo, imitavo i campioni, imitavo questa gente, ma allenavo 6 giorni a settimana, ogni gruppo 2 volte, e quantomeno un po', un minimo, no. 6 giorni a settimana, ogni gruppo muscolare 2 volte, sono andato avanti così per un po' di anni, non solo non miglioravo, ma ero sempre stanco, ero sempre svuotato, demotivato, come fa questa gente a crescere allenandosi in questo modo? Purtroppo dopo, insomma, la verità alla fine appare, no? Ho cambiato radicalmente, ho ragionato su queste cose, ho cambiato radicalmente il modo di allenamento, ho cominciato ad allenarmi meno, in modo più logico, più diretto, ma con più recupero, e praticamente è come se avessi messo il turbo al fisico, ho cominciato a crescere veramente, non solo come gruppo muscolare, ma anche come forza. Quindi questa logica poi nel tempo è stata affinata, è stata strutturata in un sistema. Ed è quello che mi ha portato oggi a essere tuttora così. Le foto ogni giorno parlano per master e soprattutto in tutti questi anni ha aiutato moltissima gente a migliorare davvero il suo fisico. Quando mi dicono ma tu master dove sono i tuoi atleti, ma quando mai, ma ripeto per tutti, allora, tanto nel mio canale c'è un video proprio sugli atleti MVS, andatelo a vedere, ci sono alcuni esempi di fisici belli con l'MVS. Nulla di incredibile come Mister Olimpio, pensate a quelle cose, però bei fisici naturali costruiti con l'MVS. Poi noi ogni anno il nostro gruppo di Facebook, Master Wallace, a sottotitoli Monti Doc, facciamo la gara degli atleti MVS, abbiamo fatto anche quest'anno, l'anno scorso, gli anni passati, e ci sono sempre i migliori fisici del gruppo. Andate a rivedere, e quelli sono esempi reali di come l'MVS migliora il fisico. Se poi invece voi volete andare a credere certa gente, che in passato era bombatissima, agonista, bombatissimi, oppure lo so, magari nemmeno agonisti, ma tuttora sono gente bombatissima che viene qua a dirvi, oh ragazzi, vi spiego io, guardate me, ecco. Fate pure, cosa pensate che possano insegnarvi questi qui, secondo voi? Cioè, gente che ha usato o che usa le bombe, a voi che non le usate, cosa può insegnarvi? Come fate a non capire una realtà così evidente? Come fate a non capire che la stoltezza non mi porta da nessuna parte? Volete svegliarvi? Bene ragazzi, io ho finito, vi aspetto, vi dico che per chi non ha Facebook e quindi non può fare il coaching con Master, perché non tutti hanno Facebook, adesso c'è una cosa che da 2 giorni ha avuto molto successo, è WhatsApp, Master in WhatsApp. Potete avere Master con voi in WhatsApp. Servizio lì nello store, andatelo a vedere, avevo avuto molto successo perché questa è una cosa che hanno tutti e quindi c'è la gente che dice cavolo, WhatsApp, Master, cioè. E sono già tutti contenti, hanno tutti iniziato bene, sono contenti e noi siamo contenti e andiamo avanti. Questa è la penna perché stamattina ho segnato il mio peso, tutte le mattine mi peso perché sono in forma, mi guardo allo specchio, guardo i due miei scolpiti, il peso. Stamattina era poco più di 95, io oscillo tra i 94 e i 95 e sono in perfetta forma e questo è, oggi faremo le gambe, siamo al top. Ragazzi, non mollate mai, al top.